Questo primo racconto si situa più o meno nello stesso periodo del romanzo Generations of Love, come se fosse una specie di capitolo a parte di quel libro, e si intitola L'età d'oro delle Sballos. Il periodo delle Sballos, quello sì che è stato indimenticabile. C'è da dire che mia sorella da piccola aveva molto questa tendenza alla showgirl, che poi crescendo ha perso completamente. Per dire, alle elementari sapeva riprodurre per intero la coreografia che accompagnava Disco Bambina di Eder Parisi, imitava alla perfezione le mosse del robot umano David Zedd e a 10 anni era l'iscritta numero 12 del fans club di Pupo. Una pioniera del fanatismo, anche se dai gusti musicali discutibili. E vabbè, era una bambina. E oggi invece una donna decisa e indipendente, sicuramente motivata a portarmi in tribunale per diffamazione, dopo che ha accostato il suo nome a quello di Pupo in un racconto. Comunque, tutto questo per dire quale fosse l'humus psicologico su cui ha potuto attecchire un progetto bizzarro e glamour come quello delle Sballos. Era il momento di Mr. Fantasy. Ai lettori di oggi sembrerà strana, se non del tutto inconcepibile, l'idea di una TV che non trasmettesse videoclip. Abituati agli odierni canali musicali 24 ore su 24, difficilmente possono immaginare un passaggio storico nel quale la sola occasione per guardarsi ai filmati musicali fosse relegata in un singolo programma settimanale in onda tarda notte. Inutile spiegare la carestia a chi non l'ha provata. Io e Caterina praticamente vivevamo per Mr. Fantasy. Aspettavamo febbrili che trascorresse la settimana e il giovedì sera ci piazzavamo estatici davanti al televisore in un orario nel quale i nostri genitori erano già a letto. Guardavamo i video degli Ultravox, dei Duran, dei Talk Talk, dei Japan, degli Yazoo, con la stessa espressione perduta che al profugo a cui è concesso rivedere la propria terra per pochi attimi. Un sogno, destinato a sparire in fretta. È stato proprio in una di queste magiche notti di illuminazione catodica che abbiamo scoperto l'esistenza delle Go-Go's. Ci sono apparse sotto forma di danzatrici acquatiche nel brano Vacation. Salutavano allegre verso la telecamera mentre solcavano l'oceano in sincrono su 5 paia di sci d'acqua, con un palese fotomontaggio che voleva ricreare l'idilliaca e zuccherosa atmosfera di un film anni 50. Era la prima rock band al femminile su cui posavamo gli occhi e fu un colpo di fulmine per entrambi. Già sabato successivo io ero partito in missione verso la metropoli, Milano, a cercare i loro dischi e intanto che io mi aggiravo tra i negozi di importazione musicale, mia sorella scopriva che altre compagne di classe erano rimaste folgorate dall'apparizione delle 5 ragazze a cavallo dell'oceano. Una era la Raffaella, la nostra dirimpettaia, il cortile di casa sua confinava con il nostro, e l'altra era ovviamente la Paola, la migliore amica di Kate dai tempi dell'asilo. Un rapporto comprovato anche dalla foto di istituto scattata all'età di 3 anni, nella quale tutti i bambini fissano impietriti l'obiettivo, mentre loro due si abbracciano sfoderando un sorriso di smagliante e solare complicità infantile. L'immagine già suggerisce in maniera inequivocabile il loro destino d'outsider. Quel sabato pomeriggio le 3 ragazze si erano trovate a commentare esaltate la visione di Vacation e tra un urletto e l'altro avevano concepito l'idea di diventare un clone locale delle dive americane. Non si preoccuparono del fatto che le Go-Go's fossero in 5 e loro soltanto in 3, che la band americana componesse la propria musica mentre loro non sapevano neppure tenere in mano una chitarra. A loro bastava imitarle. Avrebbero preso le canzoni degli album e ci avrebbero cantato sopra. Semplice, no? Si erano anche trovate subito il nome, Sballos, la cui grafia riprendeva volutamente il trattino e l'apostrofo dell'originale. Infine, non sapendo minimamente l'inglese, avevano deciso che avrebbero interpretato delle versioni in italiano. Quando mi illustrarono il loro visionario progetto, la mia sola domanda fu: e i testi chi li scrive? La risposta dovevo immaginarmela. Tradurre le canzoni delle Go-Go's era un'impresa impossibile per me, studente di seconda liceo. Il mio inglese era ancora troppo rudimentale, quindi avevo deciso di risolvere il problema inventandomi parole nuove che andassero a tempo con la melodia delle canzoni originali. Una volta scritti i testi, si cominciò a pensare allo spettacolo. Le prove si svolgevano nella nostra cantina. Mia sorella stava davanti a un microfono, finto, la Paola teneva in mano una chitarra, finta, e la Lella suonava una batteria, finta. Non so bene dove se li fossero procurati. Credo che fossero addirittura strumenti giocattoli, di quelli che si regalano ai bambini piccoli per accostarli al mondo della musica. L'utilizzo di questi oggetti comunque sottolineava l'aspetto ludico della faccenda. Le Sballos volevano esibirsi, non fingersi musiciste, e questo lo rendeva inequivocabile. Naturalmente non possedevamo le basi musicali delle canzoni, usavamo i normali dischi e quindi le ragazze erano costrette a urlare per coprire con la loro voce quelle degli interpreti reali.
l'effetto, tutto sommato, non era male, o così ci sembrava. La prima esibizione pubblica delle Sballos è consistita in un mini show di soli 3 brani inserito all'interno di uno spettacolo parrocchiale. C'era questa simpatica abitudine alle entate trovanti. Il prete concedeva il cinema accanto alla chiesa per gli show di produzione in ambito cattolico. L'anno prima, l'oratorio femminile aveva allestito una versione musical del romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston, con protagonista mia cugina Monica. Cosa volete farci? Siamo una famiglia di entertainer. Forte di un simile legame parentale, mia sorella si era rivolta alla Luisa, organizzatrice degli spettacoli, per chiedere uno spazio nella produzione in corso. Aveva riassunto così il senso dell'esibizione. Ma niente, solo io, la Paola e la Lella che cantiamo 3 canzoni. La Luisa ha accettato senza ulteriori indagini. Ingenua. A differenza dell'impegnativo e francamente palloso gabbiano Jonathan Livingston, il nuovo show parrocchiale era costituito da un allegro mélange di siparietti, del tipo un gruppo di bambine che ballava il valzer del moscerino, una lettura di poesie e la Luisa che interpretava in versione unplugged alcuni intramontabili hits religiosi come l'Alleluia di Tese o Symbolum 79. In questo contesto dadaista, tra un inno alla vita e una coreografia di bambine seienni, le Sballos si sono presentate sul palco con la spavalderia delle vere rockstar. Hanno preso posto i loro rispettivi finti strumenti e hanno dato cenno a qualcuno dietro le quinte perché azionasse il registratore. Boom, 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 con una rullata potente prendeva il via Our Lips Are Sealed, nella loro versione ironicamente ribattezzata Il Tempo delle Mele. Ed eccole lì, tutti e tre che si sbattono come tarantolate e urlano mangia una mela, alla platea esterrefatta. Ora, dovete fare uno sforzo di immedesimazione. Vi ricordo che siamo alle entate trovanti, sono i primi anni Ottanta, siamo in un cinema parrocchiale, in sala ci sono solo mamme, nonne e bambini che hanno da poco raggiunto l'età scolare. Vedere 3 scalmanate che urlano canzoni pop rock dal palco ha l'effetto di un'esibizione punk dei Sex Pistols davanti alla regina inglese o qualcosa del genere. La canzone conclusiva dello show era la cover di Vacation, il cui testo italiano era opera interamente loro. Unica volta in cui le artiste si erano preoccupate di tradurre una loro versione di un brano delle Go-Go's. Ne era risultato un testo dai contenuti surrealisti, se non smaccatamente provocatori, il cui ritornello, mi ricordo ancora benissimo, faceva «Vacanze anche qui allentate, vacanze sono assicurate, la tua vacanza è qua». Che se mai vi fosse capitato di visitare le entate trovanti in vita vostra, comprendereste bene perché parlo di testo provocatorio. Ma sentiamone un assaggio. Vacanze, tutto quel che voglio, vacanze, quello che vorrei, vacanze senza di loro no. Vacanze anche qui all'entate, vacanze sono assicurate.